Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Relax con Dead Space. No, con Stellar Blade, ma questa sezione è praticamente Dead Space. Ah, hai capito? Molto figo. Comunque sta parte qui mi ha veramente stupito. Non mi aspettavo così tanto. Colpetto, è difficile manovrare il drone. Cioè, rendetevi conto. Cioè, questi si sono inventati sta roba per fare una roba action. Distruggilo e la ventola si crea. Raga, forza, andiamo via. Raga, c'è un game design. C'è un game design. Continue scelte di game design. Io credo che chi ha giocato sto gioco per tipo 5 ore e ha pensato è ripetitivo, va in giro e picchi e basta, e sono sicuro che molti l'hanno fatto, perché l'avrei fatto anch'io, perché se per 5 ore fai quello t'aspetti, si è rimasto poi un po' inculato nelle sue valutazioni, perché che cazzo? Che cazzo, ragazzi? È un giochetto molto ispirato, invece. Più si va avanti e più penso che sia ispirato. Guarda, finora l'unica cosa che mi ha deluso dal punto di vista del gameplay è proprio il platforming. Perché è un po' legnoso, un po' sporco. Non senti di fare dei salti precisi. C'è sempre qualcosa che caga il cazzo mentre tenti di fare queste azioni atletiche, diciamo. Scusate raga, faccio questo. Non posso usare purtroppo il drone. Ok. Colpi non me ne servono, e il che mi sembra strano, visto e considerato che li sto usando a scatafascio, li sto usando. Ah, da giù. Ma come cazzo hai fatto questo? Ah, ok, devo andare su quelli che... Bello. Carino, questo è complicato, eh. Non andava in ordine così come erano disposti i vari quadratini, diciamo così. C'è un campo base anche qui. Oh, facciamo comunque una pausa. Allora, modulo potenziamento fiaschetta. Ma sto potenziamento fiaschetta, io credo che sia il caso di farlo, nel senso... Oh! Questo coso è un po' completo, c'è un sacco di roba che possiamo fare, c'è di tutto, un'ottima base questa. Ah, 2 di 3, pensavo di esserci arrivato. Spina tipo vista d'aquila. Aumenta la capacità massima di tutte le munizioni che possiedi. Io mi sa che mi metto queste su spina qui adesso, perché... Allora... Monta caricatori aggiuntivi. Permette di sparare munizioni per fucile in modalità a distanza. Ok, però io non le ho le munizioni per fucile. Aspettate, no, volevo andare al negozio. Che cazzo sto facendo? Allora, munizioni per fucile. Ah, già sono pieno?
fucile. Ok, è come se fosse un canne mozze o giù di lì. C'è un dialogo. I Naitiba qui sembrano quasi umani. Questi Naitiba sono molto diversi da quelli presenti in superficie. Molti Naitiba non compaiono nel nostro elenco. Antico, tu ci nascondi qualcosa. Che cosa? I Naitiba qui sembrano quasi umani, è vero? Oddio, alcuni no, però ce ne sono alcuni che sembrano zombie veramente. Quindi qualsiasi, cioè, se è come penso io, cioè che i Naitiba sono umani malevoluti. Madonna, e questo è un boss. Ridammi la spada, ti prego. Comunque, se quello che pensavo io è vero, cioè che i Naitiba sono umani distorti, evoluti male, non avrebbe senso, perché qui mi sembra piuttosto il fulcro di una di un'epidemia, di qualcosa. I muri corrotti da questo schifo qui, a meno che non sia semplicemente lui che fa questa roba. E quindi se questo posto fosse il posto da cui è partito tutto, mi aspetterei i Naitiba più lontani possibile dall'umanità. Invece no. First try? Ci proviamo a farlo first try? Ma no, perché qui il combattimento è diverso. Qua non si picchia, ragazzi. È cresciuto consumando il cielo. Mi sa che il fucile a pompa non è proprio il massimo per questo tipo di cosa. Qui andiamo con le normali munizioni, ecco, infatti. Ho finito le munizioni. Tana Eva. Ok. Wow, ma siamo scemi. Zero, zero pallottole, veramente? Allora, raccogliamo qualcosina in giro. Qua ci sono colpi. Boom. Aspetta che qua ci devo mettere qualcosa di serio. First try senza mai curarmi? Allora, ok, era semplicissimo da fare. Non c'era. Guarda, non c'era chissà quanto impegno richiesto qui. Mi aspettavo che a un certo punto si staccasse dal muro, venisse giù e io avessi in qualche modo la possibilità di usare la spada, vi dico la verità. L'ipercella si è conservata bene. L'ipercella si è conservata bene. Ora stai attenta. Meglio se torni. Ti farò trovare il tetrapode ad aspettarti all'uscita. Eh? Fermo. C'è un lascito qui. Un lascito? Che cos'è? Sono curioso di saperlo anch'io cos'è un lascito. Con registrazioni dell'unità aerea precedente. Ah, ok. Lasciano informazioni per le successive unità aeree. Capisco. Ma perché un'unità aerea stava qua dentro, boh. Forse hanno scoperto qualcosa sull'alfa o sull'antico. Io guardo il lascito. Guarda il lascito, vai. Che significa che lo guardiamo pure noi. Kobe, però sui piedi, in culo a te. Giorno 8 dopo il secondo lancio. Terza registrazione.
Account Lascito Raven. Unici sopravvissuti, Ripley e Anis. Le condizioni di Anis sono gravi. La morte è molto probabile di questo passo. Abbiamo scoperto questo laboratorio a 4,47 km dal punto di atterraggio. Sembra una struttura dove si studiavano i Naitiba, ma è difficile ottenere informazioni a causa della grave contaminazione. Si studiavano i Naitiba. Tuttavia, ho scoperto un fatto sconcertante mentre cercavo tra i dati. Prima della guerra chiamata Guerra Finale, ce n'è stata un'altra. Una guerra combattuta tra l'umanità e gli androidi che l'umanità stessa aveva costruito. I cosiddetti Androeidos. Androeidos. Gli umani persero la guerra contro le loro creazioni. Vabbè, tipico. I pochi sopravvissuti si nascosero in strutture sotterranee, ma la caccia era appena iniziata. Tuttavia, un elemento inatteso ribaltò le sorti della guerra. Con l'umanità a un passo dall'estinzione, i Naitiba, potenti creature dall'origine ignota, comparvero dal nulla. La guerra contro i Naitiba portò alla distruzione degli androidi. Fu in quel periodo che l'umanità riuscì a organizzarsi e a fuggire verso la colonia. D'ora in poi intendo indagare sull'origine dei Naitiba. Senza dubbio. E trovare eventualmente al punto d'origine il Naitiba antico. A chiunque mi stia guardando, che la sfera madre vi... Il cane è qua sotto che sta scucciolando. Come? Sicuramente avete sentito una merda perché mi sono piegato per... Non credevo esistessero registrazioni del genere. Vabbè... E prima della guerra finale ce n'è stata un'altra. Non avevo mai sentito niente del genere. Si chiama guerra finale, cioè... Tu che ne dici, Adam? La storia dell'umanità è piena di guerre. Non mi sorprende che ce ne siano state prima della guerra finale. Ma se si chiama finale, vuol dire che è l'ultima di una serie, coglioni. Questa non sia stata tramandata. Recupero il lascito e me ne vado. Aspetta, Eve. Ti vengo a prendere con il tetrapode. Ok, ti aspetto. Io credo che adesso si tornerà a picchiare, però credo che abbiamo inaugurato una sezione di gioco nuova. Oh, signorina, che mi hai fatto fare a botte? Vuoi fare di nuovo la prova? Non ti interessa sapere cosa ho trovato qua dentro? Non te ne frega niente a te? Vabbè. Ah, ok, quindi adesso posso aprire qui. Ma quindi adesso io ho la nave sia qui che dall'altra parte? Sei andata alla grande, Eve. Torniamo a Zion? Hai qualcos'altro da fare? Se ti serve qualcosa, sono qui. Console di riparazione. Vediamo un po' che possiamo fare con lei. Aumento della potenza d'attacco. Boom! Adesso faccio male, eh. Esospina, c'ho tutto. Me la dovevo mettere l'altra esospina contro il boss. Che coglione, mi sono scordato. Che stronzo. Ah, ero convinto che ci fosse un campo qui. Eh no, allora torniamo a Zion. Sì, sei sì. È andata alla grande. Torniamo a Zion. Saliamo a bordo. Madonna, che palle sta voce sotto. Oh, guarda, quando su All Gen ho detto che detestavo questa roba qui, mi hanno quasi preso per pazzo, sia Fraus che Sabaku. Voglio vedere se quando giocheranno Stellar Blade avranno il coraggio di dire che la colonna sonora non rompe i coglioni.
Ah, ricompensa. Avevo ragione. Ricompensa finale del raccoglitore di cose è quel perla nera nanotuta. Ok. Mi sembrava strano. Mi sembrava strano a me. Ok. Ti dà il vestitino. Però ti dà anche altri power up per il personaggio. Per distribuire l'energia dell'ipercella. Eh? Non pensavo mi fossi accanto. Sei già stata alla sala udienze? Console alla fine. No, niente. Andrò alla sala udienze fra un po'. Cazzo ti ridi? Perché ridi? Cos'è la sala udienze? Ride. Faccia sta fila di bottoni, devi ridere. Allora, possiamo scendere qua sotto perché ho visto che c'è una scala. Secondo me potrebbe essere il momento per esplorare un po' la zona sottostante. Anche se qui ci sono già stato. Club di scacchi. No, qua arriverà qualcosa, raga. Cioè, mi sembra strano che hanno fatto tutta questa parte qua sotto e non c'è un'interazione sensata, insomma. Il problema è che non mi ricordo come cazzo si risale. Ah, semplicemente da lì, ok, c'è il bordino. Era abbastanza invisibile, perdonate. Allora, missioni. Luce, raggiungi la sala udienze. La sala udienze dov'è? Qui. Qui ci sono stato, ma senza drone. Quindi se adesso io attivo il drone. Libro del verbo e della saggezza. Tutta la saggezza è nata in questa terra. Il grande padre ha concepito la sfera madre e lei ha creato noi. Sebbene l'estinzione della colonia ci abbia ridotti a vivere tra macerie polverose, ricordate che la provvidenza è tesi, antitesi e sintesi. La sfera madre è saggia e ci salverà dalla catastrofe imminente. Compieremo la volontà della sfera madre come in cielo, così in terra. Ok, vabbè, abbiamo capito che c'è un po', giusto un pelo pelotto di fanatismo religioso di questi seguaci della sfera madre. Che poi non so perché la immagino tipo la morte nera di Darth Vader, questa sfera. In Aitiba ci sconfissero. Qualcuno rimase sulla superficie e qualcuno fece ritorno sulla colonia per ordine della sfera madre. Ancora non sappiamo come abbia deciso chi far rimanere e chi far ritornare. Coloro che fecero ritorno alla colonia venivano spesso chiamati nobili celesti e divennero oggetto di Dio. Di odio, scusatemi. Ma come ho scritto in precedenza, la sfera madre. Ma perché si attiva l'altoparlante di sua sorella? Non capisco. Ogni tanto. Cioè io ho messo il televisore in muto, così non vi rientra nella registrazione. Ogni tanto si riattiva. La sfera madre non è altro che un insieme di conoscenze e volontà. Vabbè, ho capito. Che palle. Allora, io pensavo che queste librerie si aprissero. Io perciò mi sto a leggere tutta sta roba. Credi essere una persona troppo seria? Credi di non saper sostenere una conversazione? Allora ti consigliamo di fare qualche battuta per ravvivare l'atmosfera. Ad esempio, quando piange un pero? La risposta è quando è disperato. Non mi sembra una cattiva idea, potrei provare la prossima volta che farò un sermone. Era una bugia. Spero che in Aitiba vi mangino vivi, brutti imbroglioni. Ok. Hanno consigliato al pretazzo di fare una battuta divertente, a lui giustamente.
Però cioè, perché mi evidenzia tutta la libreria? Forse perché non è il libro interagibile, ma sono informazioni che lei pesca dalla libreria intera? Non so dirvi, ragazzi, però pensavo ci fosse molta più roba qua dentro. Ah, vediamo, forse qui c'è una lattina. No, un paio di coglioni ci ho trovato. Se si riempirà un po' sta città. Al momento è proprio vuota, disgraziata, sembra Cyberpunk nella prima versione PlayStation 4. So che devo andare là, lo so benissimo, ragazzi. Sto soltanto facendo un giro più accurato da queste parti, perché avete visto abbiamo beccato un po' di roba che non ci eravamo inculati l'altra volta. Ecco, per esempio, sto robo qui. Il rapporto Raphael. Documenti interni segreti della società Eidos, divulgati per la prima volta in assoluto su questo giornale. Il piano volto a controllare i media. Il rapporto Raphael, condotto dall'amministratore delegato Raphael Marx. I giornali che hanno taciuto sulla società Eidos sono sulla lista, hanno ceduto alle minacce, erano coinvolte amministrazioni di diversi paesi, le dichiarazioni di diversi testimoni oculari svelano la verità. Un panottico che domina l'economia mondiale dopo la nuova guerra fredda. Il liberalismo imprenditoriale è alle porte. Ok. Comunque sono rimasto abbastanza allibito quando Eve e Coso e Adam si mettono a parlare della guerra finale e dicono che non si aspettavano che ci fossero altre guerre. Papà! Non chiedo tanto, solo non voglio rotture quando passeggio. Ma vabbè. Che brutta persona. No, dove stai andando? Non abbandonarmi, ti prego. Atena e Pallade. Vabbè. Tra i tanti documenti ce ne sono molti che sono proprio così, giusto per... Accendiamo un attimo sto robo, vediamo se ci siamo scordati qualche dettaglio. Ok, stiamo andando bene. C'è roba in giro, eh? C'è roba in giro, però vabbè, andiamo avanti, andiamo alla nostra missione principale, se no facciamo notte qui. Magari questa esplorazione più approfondita me la faccio. Per esempio quella stanza con gli orsetti, a qualcosa deve servire. Prima o poi servirà a qualcosa. È troppo ben fatta quella stanza. È troppo... Cioè, ha un concept quella stanza lì. Non è una roba... Però che figo, raga. Cioè, che figo. Cioè, sta piazza qui è fenomenale. Veramente tanta roba. Qua ci sono venuto a piedi. Potevo andarci con il telefono lì, di sicuro. Ok, era strana la visualizzazione sulla mappa. Ah, ok, la parte dove stiamo andando adesso sarebbe la seconda visualizzazione della mappa, quella che non capivo che cazzo era.
che è una palla con un... penso che sia quella, un attimino che vi faccio vedere. E infatti, questa è. Va bene, ho capito. Ricarico le munizioni. Allora, che mi può servire che compriamo un po' munizioni esplosive? Non puoi portarne di più, c'ho tutto? Ah, scontri avvicinati. Formattatore di punti abilità, io non so che cazzo serva, perché forse quando sbloccherò le altre due sezioni di abilità vorrò sacrificare le abilità che già possiedo per usare quelle nuove, perché sono molto fighe, non lo so. Andiamo da sto cazzaro, va. Orcal, andiamo a vedere che dice. Oh, come mi aspettavo. I miei occhi dicevano il vero. Ottimo lavoro, Adam. Penso che lascerò a te anche questa. Andiamo all'hyperdrive. Penso che lascerò a te anche questa. Energia nel drive secondario. Avvio attivazione. Che figa sta sala, mamma mia, bellissima. No, le ambientazioni sono incredibili, tranne il deserto che niente di che. Sì, i nostri sforzi sono valsi la pena. Cioè, guardate che figo sto robo. Bellissima, ragazzi. Parla con Orcal. Enorme sto posto. Enorme. Dottor Orcal, ma secondo voi tutto sto spazio qui a che cazzo serve? Nel senso, a parte per fare scena nel gioco, ma dico, qual è lo scopo di tutto sto spazio? E se avessi tutto sto spazio ci farei tipo un gigantesco campo per giocare a soft air. Ancora una volta, grazie. Ora tocca a lei. Aspetta, ti darà una risposta. Nel vecchio centro della città ci sono un impianto di depurazione e un cimitero di treni. Sto rilevando le frequenze di un native alfa che arrivano da Matrix 11. Matrix 11. Invierò i dati cartografici. Un native alfa. Vi guiderà nel vostro tentativo di arrivare al luogo in cui si trova il native alfa. Grazie per l'aiuto. Significa molto. Non è niente se comparato a quello che avete fatto voi per Zion, ve l'assicuro. Buona fortuna. Ok. Abbiamo fatto anche questa missione principale. La città sembra diversa. C'è più gente? Vedo più persone, più cartelli. Ah. Ve l'ho detto, i nostri sforzi sono stati pagati. Ma in due secondi è cambiato tutto questo? Non credo che continueranno a guardarci di traverso. Buono a sapersi. In effetti mi stava venendo un po' di ansia. Io ora vado al tetrapode. Perché non ne approfitti per goderti il nuovo paesaggio? Allora. Il nuovo paesaggio... vuol dire che hanno aggiunto roba? Hanno aggiunto...
Comunque sono rimasto abbastanza deluso dalle personalizzazioni di Gwen, del parrucchiere. Non è tanta roba, pensavo molto, molto meglio, molto più ricco. Cioè, visto il tipo di gioco, non in generale. In generale ci sta che due stronzatine così per farti la personalizzazione dei capelli, ma... Dovrebbero segnarle le cose che hai già fatto, perché così... nel senso, mi aspettavo di trovare qualcosa di nuovo. No, vai a vedere la città adesso. Cioè, c'è più gente, ok, ma che cazzo significa? Cioè, perché dovrebbe fregarmene qualcosa che c'è più gente? Tanto non è interagibile, non... C'è qualcosa di nuovo che devo trovare, ma non so bene cosa. Ah, perché ci sono nuove missioni secondarie. Ci sono semplicemente nuovi personaggi che mi danno missioni secondarie. Tutto qua. Beh, possiamo prenderne qualcuna. Cioè, io pensavo fossero arrivati, che ne so, nuovi negozi, nuove personalizzazioni, nuovi cazzi, nuovi mazzi. Invece no. Missioni secondarie. Angelo! Che c'è? Che c'è? I viaggiatori l'hanno rapita! Chi? Ti prego, salva mia sorella! Dove sono i razziatori ora? Laggiù, nel vicolo! Nel vicolo. Aspetta qui. Sono loro che mi vogliono fare un... No, bellissimo! Perché? Angelo, Angelo, Angelo! Sono tutti contenti di chiamarti Angelo, solo perché vieni dalla colonia. Noi non siamo degli esseri umani come te, quindi... Perché dobbiamo scavare nei rottami e nasconderci dai Naitiva solo per sopravvivere? Perché? Ma non lo sapevi. Com'è possibile? Tutti voi siete dei veri angeli. Fra tutte le ricchezze, niente è più prezioso dei materiali che si trovano nel vostro corpo. E con un corpo all'avanguardia come il tuo, devo dire altro. Devo ammettere che sarà bello sentire un grazie per una volta. Ok, chi è arrivato a salvarci il culo? Adam, ecco infatti, Milord. Ce la fai? Adam. Sono mercanti del mercato nero. Non pensavo attaccassero i membri delle unità aeree. Non può essere. Mai visto nulla di simile. Sembra che i Naitiba non siano gli unici nemici degli umani. Ma dobbiamo... Adam è veramente un pirla, cioè. Ritorniamo al rifugio. Ah, mo ci sbloccano il secondo slot per la spina. Sì, perché ci ha riparato, perché adesso ci ha messo mano Lily e quindi adesso abbiamo il secondo slot. Ma anche meno enfasi su lei che si sveglia, per carità di Dio. Eve, eccola, eccola, adesso ce lo dice. Da un'occhiata qui. Cos'è?
Questo è un rilevatore di segnale alfa. È no? Un dispositivo che usa le leggere risonanze del nucleo alfa per individuarne la posizione. Non ha un raggio molto ampio, ma ti tornerà utile quando andrai verso la posizione che ti ha indicato Orcal. Wow, fantastico! Alla fine mi ruberai il lavoro. Pensavo di averti già rubato il lavoro. Piccola peste. Grazie. Senti che musica, senti che dialoghi alla Final Fantasy. Ancora una cosa. Eccola. Senti, girarti un attimo. Sì, cazzo. Sì, così mi metto sempre quello stealth, quello per le combo e ciao. O quello per le munizioni, a seconda della... Ecco, fatto. Della zona in cui gioco. Cosa hai fatto, Lily? Lo sappiamo cosa ha fatto. Ho regolato la distribuzione della cella corporea. Sì, praticamente ci ha sbloccato uno slot, dai. Mi senti il corpo più leggero? In effetti, mi sento diversa. Quando salterai, ti assicuro che noterai la differenza. Ancora meglio. Ancora meglio, even better. Doppio salto, ragazzi. No, vabbè. Doppio salto. E dove me l'ha messa questa abilità? A questo punto credo si sia sbloccato un altro blocco di abilità. No? Lo scorgio infligge danni aggiuntivi agli scudi nemici. Attacca nuovamente con una lama di energia per sferrare un colpo. Ah. Opla. Vabbè, adesso ci faccio poco con un punto solo, ragazzi. Non posso fare nulla con un punto. È tutto quanto al costo di... Oh, la madonna, questo addirittura 3. Beh, comunque, molto gradito. Parliamo con lui. Allora, pronta a partire? Matrix 11 è una struttura sotterranea. Il perimetro di ricerca è ampio, quindi preparati. No, non voglio ancora partire per Matrix 11. Voglio provare a vedere se ci sono delle missioni secondarie da fare. Allora, andiamo verso la città, non conviene fare tutto a piedi. Sono veramente contento che io sia riuscito a fare subito quella missione lì del doppio salto, cazzo. O forse era previsto che fosse così veloce. Magari... le missioni erano casuali, mi avrebbe fatto incrociare prima quella? Boh, non lo so, però bene così. Che modi sono irrompere così? Siamo chiusi. Oh, Angela, che ci fai qui? Ho sentito dei rumori, va tutto bene? Oh, non credevo si sentisse. Scusami, Angela. Come vedi, gestisco un emporio. Tratto ogni genere di mercanzia. Ma non posso lavorare, non più. Perché no? Beh, avevo un tesoro in questo negozio. Lo reputavo il mio angelo custode. Un Buddha in piedi in bronzo dorato. Ah beh, allora. Un tesoro di un Buddha valore. In piedi. Ma mia figlia Arin l'ha rubato. Quella statua protegge il negozio. Sa bene quanto vale. Scommetto che voleva venderla al mercato. Capisco. Dimmi come posso aiutarti. Grazie, Angela. Prova a terrorizzare i predoni al mercato e ti diranno dove si trova. Terrorizzarli? Esatto. Ti prego, Angela. Allora, dobbiamo andare a spaventare i predoni al mercato ai quali la figlia di questo potrebbe aver venduto il Buddha. Però mi sembra strano, cioè nel senso dare a un angelo questo compito. Fai domande ai mercanti.
Ah, il mercato è questo. Devo terrorizzare questa? Ciao, Angelo. Gli affari vanno meglio con gente. Grazie a te. Se avessi mia sorella ad aiutarmi, avremmo molta più merce. Immagino. Anch'io ho una persona che è come una sorella per me. Tua sorella deve essere un'ottima imprenditrice. Mia sorella si chiama Cara. Cara è forte e risoluta. Cara e Kaya. Di sicuro è là fuori, da qualche parte. Ne sono certa. Comunque, Kaya è proprio il tipico, la tipica ragazzina post-atomica. Cioè, proprio quei capelli lì hanno le ragazzine in un ambiente post-atomico. Quelle scarpe, in realtà quell'aspetto in generale. Cioè, questa sembra uscita da TikTok. Kaya, posso chiederti una cosa? Sì. Conosci una certa Arin? Arin? Immagino tu abbia saputo, allora. Chi? Che cosa? Di lei e suo padre, Lyle. Erano molto uniti. Si prendevano cura l'uno dell'altra, ma non navigavano nell'oro. Ma Lyle, da quando ha quella statua del Buddha, è cambiato. Ah? La considera il suo angelo custode. Crede perfino che incarni la sfera madre. Ah, è un fanatico. La sua ossessione è divenuta opprimente. Sarà per questo che Arin ha deciso di liberarsene. Cercava un luogo per nasconderla per sempre, dove nessuno l'avrebbe ritrovata. Sembra qualcosa di personale. Quindi lei dov'è ora? Piane dei Rottami. C'è un edificio con una cupola. Lo chiamano la villa. Fu costruita da strani droni. Non ci va mai nessuno. Perfetta per nasconderci qualcosa. Ok, grazie. E ho fatto? Cioè, la mia indagine è finita? Dovevo soltanto parlare con Kaya? Basta? Va bene. Questa è incazzata, vedete? Allora, cioè, veramente non c'è altro. Questo è il negozio di... Ma qua si aggiungeranno altre botteghe? Spero, cioè, nel senso... Ma la progressione del gioco è molto lenta, ragazzi, eh? C'è un gioco da 70 ore, questo qui. Cioè, non credo di riuscire a portare tutta sta roba. Cioè, non perché sia impossibile farlo. Un'altra missione? Madonna, ragazzi, si è intensificata la... Cosa devi dirmi? Ti avevo detto di seguirmi in silenzio. Ma chi è questo? Un dono ignoto. Un'altra missione? Una sentinella di nome Inn ti ha chiesto di seguirle. Un tipo strano, ma fai come dice per ora. Segui Inn. Dov'è? Abbiamo superato questo periodo difficile grazie a te, Angelo. Le ferite di Zion non fanno... Eppure per me questo tu è puoi cambiare tutto questo. Ma scusami, ma dove cazzo sta quel tizio? Forse lo devo seguire qua dietro. Oh, io da mappa lui non ce l'ho. Dov'è? Non capisco dov'è. Seguin. Ho capito, dov'è? È scomparso. Qua c'è Gianpippo, qua. Ah, oh, questo non gli è arrivato nulla di nuovo, perché sennò avrebbe un puntino verde. Ah, adesso col doppio salto posso fare delle porcate, niente male. Ah,
Posso esplorare in modo diverso adesso, posso raggiungere posti che prima mi erano assolutamente proibiti. Però non è un doppio salto chissà quanto elevato, cioè vorrei agguantarlo. Vabbè, ragazzi, la missione non lo so come si fa, proprio non ho idea. Vediamo se c'è qualche condizioni, ma tornerà utile per comprendere lo stato attuale della città. Trova il gatto in cerca di mio fratello. Ragazzi, è pieno di missioni. D'accordo, togliamoci dal cazzo sta missione del Buddha, va. Tesoro rubato, vai alla villa. E la villa sta? Ah sì? Ok. Di qua... Voglio arrivare al telefono. Ok. Questo? Ehi, tu! Storia. Questo ci fa... Dio, è lo Dio, storico? A me interessa! Oh, cielo! Questa sì che è una sorpresa. È magnifico sapere che ti interessa. I cittadini qui sono troppo stanchi o insensibili per poter apprezzare le meraviglie della storia. Beh, io non direi che... Io mi interesso di civiltà organiche, come gli esseri umani organici che esistevano prima di noi. Per nostra sfortuna, non sono molti i dati intatti. Non riesci proprio ad ascoltare, eh? Non è strano, anche se la storia è ormai dimenticata. Non c'è neppure un accenno agli esseri umani organici. È quasi come se fosse un sapere proibito. Non è fantastico? Certo che lo è. La curiosità guida l'umanità, non finiamo mai di imparare. Ok, ma quindi adesso sono tutti inorganici in qualche modo? Mentre riflettevo su dove... Non ce n'è neanche più uno normale? Ho sentito che sei andata alla sala archivio a Eidos 7 e che sei riuscita a recuperare un'ipercella. Potrebbe essere, ma... Sì! Esaudisci. Vorrei i dati sugli esseri umani organici dal terminale informativo. Mi fido ciecamente. Mamma mia, cioè ma dobbiamo... La sala archivio è già... Eve, dovresti riuscire a collegarti al terminale informativo dall'interruttore vicino all'ingresso. Ah sì, da un interruttore mi connetto a tutto il sistema. Dovresti venire anche tu. Che dire, sono curiosa. Certo che vorrei scoprire di più sulla civiltà che ci ha preceduti. Ok, appena farò ritorno a Eidos 7 me ne occuperò. Lo sapevo, noi due abbiamo qualcosa in comune in fondo. Bene, allora io starò qui ad aspettare pazientemente il tuo ritorno. Vai, forza. Sì, sì, ora vado. Che cacacazzi. E poi a Eve non gliene frega ovviamente niente. Vabbè, abbiamo un sacco di roba nuova da controllare, ma non è il momento. Adesso dobbiamo fare la missione. Qua dietro. Vai alla villa. Quindi ci sono diversi punti. La villa? Perché di qua? Di qua c'è la villa. Sembra che sia dietro la nave, sta villa. Devo parlare con lui. Oh, eccoti. Non sto nella pelle. Sei pronta a partire? Dimmi tu quando sei pronta. Oh, ma perché mi fa andare ti soltanto aspetto là? Cioè, io, andare alla villa che cazzo significa?
Tesoro rubato, vai alla villa. Come si va alla villa? Cioè c'è un modo specifico di andare lì? Vai alla villa. Ma devo scendere qua sotto? Oh, stavo per fare una di quelle cacate. Ah, c'è di buono che cercando sta villa io ho fatto tutto un lavoro. E allora mi sa che la villa è nella zona nuova di missione. Per forza. Pensavo ci fossero altri accessi. Non sto nella pelle. Sei pronta a partire? Perché poi non ci ho fatto caso che la sorella di quei, cioè sì, che fantastico. Che il Buddha doveva essere preso da Matrix 11 lì. Sì, e se funziona come dovrebbe, tutto sarà un po' più facile. Bene, allora partiamo per Matrix 11. Molto bella questa sequenza di atterraggio. Comunque sono stato accontentato. Non volevo più il deserto ed ecco che c'è dell'altro. Ragazzi, nuova zona. Massacrata esattamente come il deserto, però insomma è comunque una nuova zona. Probabilmente questa è una zona in cui serve il doppio salto, comunque mi daranno la possibilità di usare il doppio salto. C'è un cazzo? Questa è proprio una zona, è un'anticamera. Eh sì, perché lui aveva detto un'area sotterranea. Ho scoperto un'incredibile verità sull'estinzione della colonia. Chi ci ha davvero traditi è nello spazio. Tuttavia, non la registrerò qui, non ho abbastanza RAM. Non ho capito a cosa servirebbe la RAM per registrare, non ho abbastanza spazio, non la RAM. Beh ragazzi, sono 55 minuti che giochiamo, io credo che tra 2-3 minuti interrompiamo questo gameplay, ma prima volevo vedere questa nuova zona sotterranea. L'edificio è vecchio, non funziona quasi nulla. Una struttura sotterranea, è una specie di bunker. Sì, ora sì, ma prima era una fermata della metro. La metro trasporta le persone per la città con un sistema a rete. O meglio, lo faceva un tempo. Ok. Okay, andiamo a prendere il nucleo alfa.
Questa ovviamente non si apre da questo lato. Dobbiamo andare di qua. Però questo non è un punto di riposo. È parziale. Non c'è negozio. Lili, non c'è... Hai localizzato il nucleo? Un attimo, sto ricostruendo i dati cartografici. E intanto io entro. Ah, si deve andare. Materiale polimerico. Ok, ok. Sembra interessante sto posto, perché è come il posto dove abbiamo combattuto prima con le armi, con Dead Space. Però qui abbiamo la possibilità di usare la nostra spada. Quindi ambientazione molto simile, ma con modalità di gioco del tutto diverse. E mi piace come se la stanno giocando con... Sì. Aspetta, scusami. Ah no, ok, ok, quella porta. No, pensavo di poterla aprire. Infatti non aveva molto senso che fosse bloccata e che fosse uno shortcut così semplice da chiudere. Invece... Va bene. Attenta, questo posto è vecchio. La struttura non sarà integra. Allora, capiamo il moveset di questi. Praticamente sono come quegli altri schifetti, gli scarrafoni di terra lì, quelli con il pungiglione, niente di che, sono i pungiglioni sotterranei questi qui. Va bene ragazzi, la nostra ora su Stellar Blade si è conclusa, io vi saluto e nel prossimo gameplay andiamo avanti e cerchiamo di capire che cosa c'è qua sotto di così importante da... Madonna! Abbiamo preso pure un po' di cosine. Ma che bella sorpresa. Alla prossima.